e oggi siamo tornati sempre qua con un nuovo video. Siamo qua alla stagione numero 2 del capitolo 2 di Fortnite. Finalmente dopo mesi siamo qua. He's going to blow everybody up. He's going to get into war. Huh? Do you see me fucking laughing, my nigga? Ah! Damn, girl, you grew up. Ay, 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 ay. The fuck you say to me, you little shit? Fuck you, kid. You're adopted. You just got pranked, bro. What is that? What the fuck is that? Are you seriously watching porn by yourself? Nah, I'm with my boy, if you don't. Abbiamo questa bellissima skin e questo bellissimo deltaplano Kaboom, che vediamo un po' di riprendere a giocare a questo fantastico gioco che è stato molto migliorato, raga, dalla stagione 2. Ma siamo atterrati malissimo, raga, qua mi sa che non ci sta nessuno. Ma se, ma spariamo, tanto io non ho paura, io non ho paura. Vamos, vamos, aspettatemi, bambocis. Oh cazzo, uno è morto. Ah, volevi fregarmi, volevi fregare. Non si frega Super Mario VJ, non si frega Super Mario VJ. Ti ho visto e ti ho laserato col mio lanciamissile. Guardate quanto è bello il mio lanciamissile. Guardate la mimetica. Ehi, amica. Non lasciami in pace. Oh cazzo, mi ho mancato. Ehi amico! Ehi amico! Cavalia! Cavalia, boys! Il mio lancio raggi! Non sbaglia! Dire di scendere all'agenzia spaziale. No, non è spaziale, ma è solo l'agenzia. Ci sarà un botto di gente, un botto di persone. Guardate che lì vedo già 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atterriamo l'agenzia, raga, non so dove atterrare perché non sono quasi mai atterrato. Ma vedo un'arma bella, 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 bella. Oh, me l'ha fregato. Papà Pero me l'ha fregato e siamo morti così subito. E con questo rap, metti la passi, ma adesso con questo rap io sono morto subito perché non ho preso l'arma in tempo. Oh, questo biondino me l'ha fregato. Oh, adesso muore anche a lui, toci godo. E stavolta dopo essere scesi all'agenzia ed essere morti subito, direi che possiamo scendere in un'altra novità, in un altro luogo importante di questa stagione, che è lo yacht, raga. Guardate lo yacht che è qua in mezzo al mare, è molto bello, raga, molto bello, bellissimo. Se ce l'avessi io, ecco, siamo già morti anche qui, no? Per fortuna ce l'avessi io questo yacht, farei tanto di quei party a base di ragazze nude. E ci siamo travestiti e dopo il travestimento direi che ci serve un po' di materiale, altrimenti come facciamo a fronteggiare i nemici? Amico, sono uguale a te, non mi sparare. No, non sono più uguale a te, amico. Amico, dammi l'armi, amico. Ok. Oh, c'è un altro di occhio. Occhio, chi è che mi spara? Da dove? Da dove? Ehi, amico, non sono tu, amica. Non mi laserare. C'è un botto di gente che vuole il mio bel culettino. E direi che siamo morti perché non arriviamo dall'altra parte. Siamo morti nello yacht. Siamo morti nello yacht. Per andare dall'altra parte io devo fare un chilometro.
e siamo morti così come dei coglioni nello yacht. Siamo morti nello yacht, perché ci sta bene che siamo andati così lontano. E qua ci sono i motoscafi, ma io non ho la bende, non manco un po' di vita per andare lontano. E quindi la finiamo con una bella pizza, la mia pizza è buona. Queste kill facili a me mi piacciono un botto. L'ho ucciso mentre era in volo, che non so cosa stesse facendo. Ah, devi morire, pezzo di merda! Mamma mia, ma questi qua sono duri a morire. Duri a morire. Intanto l'ho fregato con la mia esca, con la mia specialità Naruto. Guarda quello là sopra, andiamo a prendere. Quanto danno che gli ho fatto. Ma porca puttana, la mia mira di merda, vaffanculo a lei. No, mi hanno fregato la kill. No. No, non ho sentito questo coglione. Ma che cazzo ti vesti di azzurro lì, che sei tutto... guarda, è tutto azzurro qua, mi sembrava il cielo. Mamma mia Mario, dai, svegliamoci. We'll be right back.